Ciao a tutti, io sono Pagni Riccardo del mio mondo giocoloso, il mio, il nostro, il vostro canale di YouTube sul fantastico mondo della giocoleria e quest'oggi continuiamo il percorso nella giocoleria. Oggi non usiamo tre palline, non ne usiamo quattro, non ne usiamo cinque, sei o sette, ci accontentiamo. Visto che c'è la crisi usiamo una pallina. Perché una pallina? Una pallina è tantissima in verità. Con una pallina, con la nostra immaginazione o ascoltando altri giocolieri ben più bravi di noi che ci danno dei consigli, non sono io assolutamente, ma io vi racconterò di questo perché me l'hanno fatto fare altri giocolieri e loro gliel'hanno fatto fare altri giocolieri, insomma è una cosa che è da decenni che continua e vi propongo un gioco molto bello anche te che non sei giocoliere, che ti vuoi divertire e poi magari facendo questo ti appassioni alla giocoleria e allora ti iscrivi al mio canale e impari la giocoleria. Dai, scherzi a parte, precedentemente vi ho fatto imparare questo e questo, o meglio vi ho imposto di imparare o vi ho sfidato a fare. Oggi proveremo a fare un'altra cosa molto molto simile. Si tratta di questa presa, dovremo lanciare la pallina e prenderla qua. Vediamo, oppela là. Come? Allora facciamo passare la pallina, intanto ci mettiamo dietro di schiena, bene rilassati, con le spalle un po' su, non troppo giù, non troppo su, insomma rilassati, schiena dritta. Come deve essere sempre quando giocoliamo. Lanciamo la pallina, ci deve arrivare dietro la testa, non troppo dietro, non troppo davanti, ci deve arrivare vicino alla mano, vicino alla spalla, un po' più su della spalla. Lanciamo la pallina, non è che portiamo la mano qua e la lasciamo andare solo qua. Dobbiamo proprio lanciarla da qua in fondo, sennò è troppo facile, che sfida c'è. La lanciamo e la mano non dovrà andare troppo avanti, tipo non deve fare sta roba, ma dovrà aspettarla qua dietro alla testa, dopo la testa, e dovrà prenderla. Le difficoltà sono molteplici perché intanto il tiro è facilissimo sbagliare la profondità. Parliamo che facciamo vita con un videogioco in 3D, ok? È veramente difficile capire la profondità. Per esempio in questo caso mi arriva dritta, mi va dietro. È veramente facile sbagliare in questo, perché le tre dimensioni ci fottono a tutti. Poi un'altra delle difficoltà è, nel caso che ci arrivi possiamo sbagliare la presa e ci cade, perché i tempi sono veramente veramente minimi. Un altro caso che sbagliamo è ovviamente se sbagliamo il tiro, che lanciamo o troppo alto o troppo basso o che ci arriva addosso la testa, e è veramente facile che succeda questo. Perciò state molto molto attenti a questo e allenatevi tantissimo nella mira. Io vi consiglio di allenarvi tantissimo a fare così senza la mano, calcolando dove sarà dopo la mano. Continuate a fare questo tiro, questo è giusto, e dopo proverete ad aggiungere la mano. Questo servirà per stimolarvi sempre di più la precisione, e il fatto di prenderla così è un qualcosa che va incontro alla norma, come abbiamo imparato anche nell'esercizio precedente di prenderla dietro. Quindi divertitevi tantissimo, e anche questo fatelo fare agli amici una volta che lo sapete fare, che sarà veramente divertentissimo, e sappiatemi dire se è troppo difficile, ma non... Ciao a tutti, aspetto di sapere i vostri progressi, ricordatevi di iscrivermi su Facebook, nella mia pagina ufficiale Il Mio Mondo Giocoloso, vi metto il link qua sotto, e se proprio dovete iscrivetevi al mio canale che mi fate fare un sorrisone che non avete idea. Vi ringrazio tantissimo e ci vediamo al prossimo video. Non penso assolutamente. Ciao a tutti, aspetto i vostri progressi e ci vediamo...